può provare il cross in area, la palla rimane a Sottili, sinistro, sulla schiena di Skriniar, ancora Sottili. Ma no, che gol! Che gol, grandissimo gol. Sei tiri in porta noi, un tiro in porta loro, gol. Vantaggio delle Cagliari con Sottil al 41esimo tiro. Primo tiro ribattuto da Skriniar in scivolata. Pallone che si è alzato, poi è sceso, si è coordinato benissimo Sottil. Poi in posta per Farago. Più largo Zappa, può arrivare il cross. Ancora basso, Pavoletti la comoda lì per Sottil. Si oppone con il corpo Skriniar, ancora Sottil al volo! Sottil al volo! Cagliari in vantaggio al primo tiro in porta. Cross in mezzo, esce Cranio, Barella! Parte Sensi, esce Cragno, si coordina Barella e segna lui, segna proprio Barella, il quale alza la mano sinistra, si mette anche le mani sul volto, gran gol di Barella. Cragno al volo, Barella, Barella ha pareggiato l'Inter con il gol dell'ex, 1-1. Ancora Barella, può provare il cross, D'Ambrosio, Danilo, bravissimo, Danilo. Velocemente da Barella, non esce Cragno e c'è il gol dell'Inter e lo segna di testa proprio D'Ambrosio. La faccia tra le mani, problemi alla caviglia destra per lui. Cross di Barella sul secondo palo e l'Inter ha ribaltato la partita, ha ribaltato la partita l'Inter. Ha ribaltato la partita. Contropiede Lukaku. Lukaku addirittura Cragno lo contrasta a centrocampo. Lukaku lo lascia sul posto e se ne va in porta per il gol del 3-1. Romelu Lukaku chiude la partita al 93esimo minuto. Torna in posizione Cragno, deve recuperare la porta. Ora però affronta Lukaku da giocatore di movimento. Lukaku da solo, coast to coast. Lukaku 3-1. 3-1 per l'Inter, in contropiede, ha superato Cragno in velocità e poi ha sfondato la rete per il 3-1.